Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Lunedì 8 agosto 2022, San Domenico. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. A 10 anni imbracciò la prima fisarmonica, che a stento, data l'età, riusciva a reggerla. Successivamente si avvicinò alla chitarra e poi al pianoforte. Il suo orecchio musicale non conosceva spartiti. Quel bambino prodigio di allora si chiama Rosario Bruno e la prima pagina di questo TG è d'obbligo, perché oggi è il tuo compleanno, grande maestro. Chi ti conosce sa che la storia musicale del nostro paese è stata incisa da te. Auguri pieni di affetto e di cuore da tutti noi. Nelle prime ore di ieri sulla ex statale 16 Ostuni Fasano, due giovani, lui di 27 anni alla guida e lei di 25 a bordo di una Lancia Y, sono sbandati finendo contro un guardrail. L'impatto è stato violento, il giovane alla guida del mezzo è stato estratto dall'abitacolo in condizioni gravi dai vigili del fuoco di Ostuni e trasportato d'urgenza al Perrino di Brindisi. Chiusi i festeggiamenti in onore della Madonna della Grata. Immensa la partecipazione alla storica processione per le vie cittadine. I fedeli hanno accompagnato la Madonna con lunghi ceri accesi, una devozione che affascina anche i bambini chiamati a compiere l'atto di affidamento della nostra città. La processione e la riflessione finale di Don Giovanni Apollinare è stata interamente trasmessa in diretta su Radio Stuni. È possibile rivederla sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Il ringraziamento di Padre Michele Tumbarello. A chiusura di questa giornata straordinaria per il Santuario della Madonna della Grata volevo ringraziare tutti coloro che vi hanno partecipato, a cominciare dai ragazzini, dai bambini, dalle famiglie giovani e da tutti coloro che si sono affacciati e hanno anche fatto la processione con noi. La Madonna della Grata davvero penso che sia un esempio, sia uno strumento e anche sia un segno di come noi abbiamo bisogno di camminare insieme come famiglia dei figli di Dio proprio per splendere la luce del Vangelo. Grazie a tutti e grazie a tutta la città di Ostuni. Pace e bene. Si inaugura oggi alle 19 presso il Palazzo Tanzarella in via Cattedrale la mostra d'arte contemporanea Volevo fare l'artista di Paul Misano. Il giovane artista è figlio del noto scultore Pietro Palmisano. Terra Madre Mare, la rassegna promossa da Pamela Viaggi e dal sodalizio tra operatori turistici e guide ambientali e culturali, propone oggi alle 18 presso il Parco di Santa Maria Damiano trame messapiche, alla scoperta di come vestivano i messapi e come realizzavano i tessuti che utilizzavano come abiti. Nella fantastica location del Giugra, grazie a Italian Bee Gees, è stato celebrato il tributo alla storica band britannica. Tre fratelli, Davide, Walter e Pasquale, attraverso la loro eccezionale esibizione, hanno interpretato mirabilmente le canzoni del celeberrimo gruppo musicale, incantando la platea. Ritornano qui al Giugra gli Italian Bee Gees. Ecco, come è nato questo vostro progetto? Tre fratelli che si mettono insieme e creano una band di successo. Allora, l'hanno fatto nascere i nostri genitori, perché tre fratelli con la passione per la musica, è nata per gioco questa cosa, da una telefonata, se vogliamo dirla tutta, all'insaputa, fatta da me all'insaputa dei miei fratelli, per un provino per una famosa trasmissione televisiva dove c'era il buon Mike Buongiorno. Da quel momento, da quella trasmissione televisiva, il discorso è andato avanti, sembrava una cosa destinata a esaurirsi in pochissime settimane, a distanza di 22 anni invece siamo qua ancora e questo progetto, chiamiamolo così, è cresciuto tanto e siamo felici di questo. Dicono che i calabresi siano capo toste. Ecco, voi proprio per questo valore della testa dura andate avanti. Le generazioni cambiano, la musica cambiano,
cambia, come fate a mantenere il successo anche con le nuove generazioni? Ci sono alcune musiche e alcuni gruppi, alcuni artisti che hanno non si possono nemmeno classificare negli anni. Ci sono delle musiche, delle canzoni che rimarranno per sempre, come Beethoven, come Mozart, e questi sono anche i Bee Gees. I Bee Gees hanno scritto dei capolavori, quindi è un'altra cosa, e allora rimarranno per sempre nella storia. E anche i bambini sono proprio, quando suoniamo, sono incuriositi e si fanno le foto insieme a noi e seguono questa musica, poi vanno su YouTube e cominciano a cercarla e lì si accorgono che questa fa parte della vera musica. E perciò non è un segreto, sono stati i fratelli Gibb a scrivere dei capolavori che dureranno per sempre. Troviamo anche dei bambini di 10 anni che cantano Massachusetts, ovviamente perché l'ascoltano dai genitori o dalle generazioni prima, però è un tipo di musica, come diceva Pasquale, che comunque anche ai bambini trasmette qualcosa, a volte anche senza neanche capire quello che stanno cantando. Quindi abbiamo la fortuna di portare in giro uno dei migliori repertori mai scritti nella storia della musica pop, e quello insomma aiuta a superare le epoche. Il bollettino di ieri registra 1763 contagi in Puglia e 0 decessi, 184 casi Covid nella nostra provincia. Si è spenta all'età di 95 anni presso il focolare Santa Angelone Senior, vedova Sgura. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 17 nella chiesa della Casa di Riposo. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia Calamo effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni festivi compresi la succursale estiva della farmacia Santoro, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo: l'alta pressione africana perde forza favorendo correnti più fresche. Giornata ancora soleggiata, soprattutto lungo le coste, ma con annuvolamenti in aumento, venti deboli settentrionali, temperature in ulteriore calo, mare poco mosso. Citazione odierna: quando di mezzo c'è il denaro, la gente perde ogni valore. Sereno inizio settimana.